due cantanti, un gruppo rap venuto da Guidonia, non so, insomma, si radunano in quel baretto, che naturalmente gli fa un monumento a Fiorello, perché il baretto di fronte è vuoto, è quello lì, che, quindi, infatti mi ero sbagliato, sono andato a quello di là, ho detto ma c'è Fiorello, nell'anima. Questo per dirvi che Fiorello è uno di successo, con i soldi, tutto quello che può fare lo può fare. Basterebbe schioccarsi un dito, gli fanno tutti i teatri del mondo, il Sistina, tutto, gli farebbero fare qualsiasi cosa, film. Lui si è costruito da solo questa cosa e la fa tutte le mattine, senza piassone, per il gusto di farlo, soltanto ed esclusivamente per il gusto di farlo. Io stamattina, a questa mezz'ora, mentre aspettavo Fiorello, dicevo, lo farei io. Sarei io in grado di fargli un culo con una cesta per farle dico, per leggere i giornali, per stare 20 minuti in onda, poi in onda dove? In onda su in rete, lo ripintano le persone, lo prendono i telegiornali, ogni tanto fanno vedere un pezzo di dico, cioè c'ha più di 1 milione di contatti. Io gli dico, chi di voi non è animato da una roba del genere? Devo smettere su, perché ci sono persone così. Ora lascia stare Fiorello, che è uno di super talento, e quindi oltre ad avere questa spinta che lo fa alzare alle 4 di mattina gratis da 2 anni e andare a fare l'edicola, con degli emeriti sconosciuti, con dei vecchini, cioè lui fa uno spettacolo da prima serata con delle persone prese per strada. Ogni mattina arriva uno, vieni, che fai, dottore? Oh no, mi fa male la schiena, stamattina è arrivato uno, dice mi fa male la schiena, c'è un dottore, ha fatto uno spettacolino con un dottore, 10 minuti, si la rana, si è fatto visitare e basta, non è che ha fatto cose particolari. Quindi a parte il suo talento, a parte la sua bravura, ma la spinta che lo anima, è una spinta che se voi incontrate uno con quella spinta lì e voi non ce l'avete, perdete, per forza. Allora io ho 50 anni, questa spinta ce l'ho da 30, perché io tutte le volte che devo lavorare, tutte le volte che devo scrivere, tutte le volte che mi devo mettere al computer, tutte le volte che devo fare dei provini, io sono felice, io vengo qua, non vedevo l'ora di venire qua, ma veramente, stamattina ho litigato col giardiniere, però mentre litigavo col giardiniere pensavo, tanto io vado laggiù, faccio fare quello che devo fare, perché se la mia mattinata fosse stata solo litigare con giardinieri o mettersi a leggere i giornali o fare un lavoro qualsiasi, sarebbe stata una giornata di merda. Invece è cominciata benissimo con l'edicola di Ferrara, perché alle 6:30 mi sono ritrovato a cantare Zingara con Ivan Zingara. Quanto mai nella vita io mi sono messo a cantare Zingara con Ivan Zingara? La mia solitudine, se tu sei cantato tutti insieme, questi cattivi impazziti. È una gioia che in ogni momento della mia vita io riesco ad esprimere se trovo questo canale, che deve essere un canale artistico, altrimenti non godo. Cioè se non vado incontro a qualcosa di artistico ogni giorno, io sono deluso. Quindi o me lo provo da solo, o faccio qualcosa che mi rende felice, o altrimenti me la devo andare a scovare alle 3, alle 4, alle 5 di mattina. Alla fine, mentre vestegnavo e mi vestivo, dopo sono arrivato là e ho vissuto questa mattinata, ho detto ma guarda che scemo, pensa se non c'è andrò, pensa se mi lasciavo prendere da questo.